Ok, bentornati ragazzi, benvenuti sulla zona. Allora, nella partita precedente eravamo andati a costruire cupole nuove, robe del genere, avevamo risolto alcuni problemi e stavolta invece ho aggiunto praticamente un palazzo in più, un appartamento in più, e ho aggiunto il sistema di bonifica dell'acqua e ancora un paio di cosine. In questa partita cerchiamo di andare a recuperare i biologi che ci mancano, i botanici che ci mancano, gli scienziati, robe varie. Abbiamo ben 4 razzi disponibili, quindi io direi di utilizzarne un po' e serviranno praticamente 12 botanici, 6 geologi, 10 ingegneri, 4 medici e 6 scienziati. Avevo già fatto il calcolo. Io direi di buttarli dentro a caso, giusto perché sennò qua non ce la caviamo più. Tanto comunque la gente impazzisce un po' sì, un po' no, si ammala, fa un po' quello che vuole, quindi è un bel casino. Allora, ingegneri, abbiamo detto 10, quindi 1, 2, prendiamo quello che c'è, insomma, perché qua incominciano a essere scarsi. 2, 3. Facciamo così. Scienziato, medico, botanico, un agente lo mettiamo dentro, però magari nel prossimo carico. Botanico, medico. Allora, medici siamo a 3. Botanico, 4, medico. 4 medici, perfetto. 4 medici e ci siamo. Via i medici. Poi scienziati, 6. Scienziati ancora non ne abbiamo trovati uno solo. Quindi andiamo di botanici. 2, 3, 4, 5, 6. Perfetto. Via di botanici. Ci siamo. No, botanici ne servono 12. Attenzione. Botanico. Sempre se ce ne sono, beh, ce ne sono 20, quindi poi i geologi ne servono 6. Uno, ingegneri ne servono 10 e noi ne abbiamo selezionati finora 3. Quindi ingegnere, geologo, botanico 12 erano. Tec, tec. Poi geologo, ok, botanico 10 ce li abbiamo. Un altro, ingegneri quanto abbiamo detto? Ingegneri 10, quindi questo, questo e questo. Poi botanici un altro, ok, siamo a posto con i botanici. Geologi 6 e siamo a 3, quindi 4, 5, 6, perfetto. Non capisco perché me li continua ad aggiungere in realtà. Non vorrei che posso comunque esagerare, non lo so, con il carico. Vediamo se io faccio lancia. Troppi candidati. Allora niente, togliamo un po' di gente. Allora, dobbiamo togliere un bel po' di gente. 22, ecco, 22. Due eravamo arrivati. Allora facciamo così. Ok, selezionati tutti quelli che ci servono. 4 medici, un buon 6 scienziati e 12 botanici. Lancia. Ok, questi qua dovrebbero arrivare. Poi, visto che dobbiamo chiamare un altro razzo, facciamo che costruiamo, dove cavolo sarà adesso, un altro coso di atterraggio. Eccolo qua. Questo qui, un'altra rampa di atterraggio e la piazziamo qui. Al contrario, così. Tac. Ok. E andiamo a selezionare anche un altro razzo passeggeri. E scegliamo. I botanici li abbiamo presi. I medici e gli scienziati li abbiamo presi. Mancano gli ingegneri e i geologi. Allora, facciamo gli ingegneri e i geologi.
Geologi, dove sono? Dove sono? Dove sono? Ok, selezionato tutto praticamente. La bellezza di 6 geologi, 10 ingegneri, 4 botanici in più ho preso e 2 agenti. Siamo a posto, lancio anche questo. Possiamo far ripartire. Ufficiali ne abbiamo presi 2 in più. Ok. Adesso qua ci dovrebbero costruire sto affare cinese qui, questo coso per far scendere l'orazzo. E dovrebbero arrivare abbastanza in fretta, così possiamo riempire ancora tutti i posti di lavoro e riassegnare praticamente il tutto. Spero che ci sia abbastanza spazio per tutti, ma penso proprio di sì. Allora, polimeri ne abbiamo. Parti meccaniche siamo un po' corto e anche elettronica. Elettronica ne facciamo una produzione di 3 e ne consumiamo 7. Adesso quando arriveranno gli ingegneri e li piazzeremo qua, voglio vedere se cambia qualcosa. Intanto magari un turno di lavoro lo fermo, perché tanto non c'è gente che ci lavora dentro, quindi fermiamoli. È meglio che si completi un turno intero di lavoro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E poi qui non c'è nessuno che ci lavora, qui è tutto fermo, qui è, lavorano a malapena, il cibo sta scarseggiando, l'acqua sembra che abbiamo qualche problemuccio di acqua, però noi, giusto per andare un attimino sul sicuro, perché è ferma, perché praticamente questa qua è senza manutenzione, manca una parte meccanica. Allora, la parte meccanica ne abbiamo un pochino, ma pochine, quindi andiamo a vedere se ce ne sono in giro di parti meccaniche. Qui tipo, qui non ci sono parti meccaniche. Maledizione, queste parti meccaniche mi stanno facendo impazzire. Bisognerebbe praticamente raccogliere queste, in teoria. Facciamo così, dai, carica risorsa, parti meccaniche. Poi bisogna fermare anche quest'altro, perché mi sta portando il calcestruzzo, me lo sta portando tutto lì praticamente. Sta raccogliendo anche da qui, che non dovrebbe. Allora, perché se io faccio così, crea percorso di raccolta, mi raccoglie anche da là. E io non voglio. Raccogli da qui calcestruzzo e lo porti qui, perché sennò ce lo porta via tutto quanto. Allora, settore E6 scansionato, non male, c'è tantissima acqua, ottimo. Già che ci siamo, andiamo a scansionare anche le anomalie. 1 e 2, perfetto. Abbiamo i 2 razzi pronti. Poi via questo. Raccolto fallito. Nessun cibo combustibile è stato prodotto. Vabbè. Traguardo raggiunto. 100 coloni. Bene, bene, bene. Poi ingegneria della gravità completata. Abbiamo comunque ancora qualcosa da c'è ancora qualcosa in fase di ricerca. Poi obiettivo nella torre più alta. Guglia per cupole costruita, vediamo di che cosa si tratta. Guglia per cupole costruita, mi sembra che bisogna andare qui, se non sbaglio, no, mi sa di no. Allora era un'altra cosa, era forse questa. 100 coloni, non lo so. Non lo so, non l'ho capita. Guglia per cupole costruita, non so che cosa sia. Forse era questa? Può essere? Credo di sì. Boh, ma non lo so. Edifici non funzionanti, questi. Ok, analizza. Riscaldamento del sottosuolo analizzato. Questo lo chiudiamo. Questo qua non va, questo non va, questo non va. Ok, allora non funzionano questi, siamo senza acqua. Perché non c'è calcestruzzo. No, non ci sono parti meccaniche. Attenzione. Allora, dobbiamo risolvere questo problema delle parti meccaniche assolutamente. Dobbiamo andare a trovare dove cavolo sono, però.
andiamo a raccoglierle qua, parti meccaniche. Speriamo che me le carica al volo. Nel frattempo andiamo al rallentatore, perché sennò qua andiamo in sbattimento. E buttiamo giù due razzi. Adesso ci sistemiamo. Con i nuovi lavoratori ci sistemeremo subito. Meno male che abbiamo messo giù un bel po' di serbatoi. Anche se si stanno scaricando rapidamente. Però. Dai, razzi. Quanto ci vuole a scendere? Eccoli qua che arrivano. Perfetto. Allora, adesso possiamo. Qui, imposta forza lavoro accettata per questo edificio. Facciamo solo specialisti. Qui. Facciamo solo specialisti. Qui facciamo solo specialisti. E mettiamo due turni. Un turno. Qui mettiamo solo specialisti. Ok, un turno. Poi qui solo specialisti. E facciamo tutti e due turni. Perfetto. Poi qui la fabbrica di polimeri, solo specialisti, e mettiamo giù un turno anche qua. Qua ci vogliono gli ingegneri. E qui mettiamo praticamente solo specialisti e facciamo un turno solo. Vediamo un po'. Poi qui siamo a posto. Praticamente l'università marziana gli ho dato un automatico. Laurea automaticamente la specializzazione più necessaria alla colonia. Guarda questi come corrono saltellando. Ok, che arrivano tutti, perfetto. Il bar, nessuna restrizione, mettiamo specialisti non accettati. Qui invece specialisti non accettati, perfetto. Qui invece abbiamo il casino, specialisti non accettati, ottimo. E in teoria dovremmo essere più o meno. Nuove tecnologie sono disponibili per la ricerca. Vediamo un po' che cosa dice. There's more to the barren environs of the red planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge. Sì, è sempre lo stesso messaggio. Le seguenti ricerche sono state svelate nella schermata di ricerca. Propulsione oggetti di CO2. Realtà creativa, vediamo. Propulsione oggetto, che cosa può essere? Ingegneria, penso. Ingegneria orbitale. Elevatore spaziale. Esporta metalli rari sulla Terra e offre materiale di rifornimento e prefabbricati a prezzi preferenziali. Va bene. Però no, allora non è quello. Sarà questo? Propulsione a getto. Nuovo edificio. Shuttle Hub. Ah, base per gli shuttle che facilitano il trasporto a lungo raggio delle risorse tra i depositi, oltre a permettere l'insediamento dei coloni tra le cupole. E poi abbiamo realtà creativa, laboratorio VR. Caspita, servono un sacco di robe. Un edificio che permette ai coloni di sperimentare la realtà virtuale conta per il raggiungimento del traguardo del workshop. Consumo elettronica. Bello. Poi le ricerche finite queste le dobbiamo riguardare un attimino un po' più seriamente, perché le sto facendo un po' a caso e bisogna ricercare quelle che servono di più. Io cercherei anche queste qua e dovrò andare a ricercare un qualcosa per l'acqua. Ci servirà qualcosa per avere un attimino più di acqua. Allora, vediamo qua se hanno preso lavoro, sti maledetti. Arriveranno, no, a lavorare prima o poi. Ok. Questo che cos'è? Raffineria di carburante. Non ci serve per ora. Carburante ne abbiamo in quantità industriali, quindi volendo si potrebbe fermare almeno un ciclo di lavoro. Possiamo provare anche con due e vediamo quanto cala. E elettronica, per fortuna l'elettronica si sono presi tutti quanti il posto, ottimo. Quindi andiamo a vedere disoccupati che cosa c'è, chi c'è. Ce ne sono tre disoccupati, che sono solamente i tre agenti. Perfetto. Allora, i tre agenti. Quindi andiamo a mettere a costruire, finalmente, anche se non credo che possa servire per ora, però la buttiamo giù, una bella stazione di sicurezza e la mettiamo qui.
Direi di piazzarla proprio qui. Ok, qua ci mettiamo dei giardinetti, qualcosa del genere, qualcosa che occupa uno. Tipo questo. Questo qua quanto occupa? Questo occupa 3. Quindi bisogna mettere per forza i giardinetti piccoletti. Vialetto occupa 1. Ok. Vialetto occupa 3. Giardino di pietra occupa 3. Il pond occupa 3. Occupano tutti e 3. Fontana piccola occupa 1. Va che bello. Ce lo possiamo mettere qui. Perché non me lo fa mettere qui? Perché non c'è spazio. Vabbè, mettiamo una fontana. La fontana grande invece è grande. E una statua. Mettiamoci una statua. Poi mettiamo un altro giardinetto qua. Perfetto, abbiamo completato praticamente il riquadro. Ora qui. Calcestruzzo e metalli. Metalli come siamo messi? Attenzione. No, siamo messi bene, per fortuna. Ok. Secondo me adesso qua incominceremo ad andare un attimino meglio. Produzione di cibo non abbiamo problemi, anche se c'è gente che ancora qui non ci sta lavorando. Quanti botanici abbiamo in totale alla fine? Disoccupati, disoccupati, specializzazione, nessun filtro. Ah, ecco perché non me li dà, mi dà disoccupati. Abbiamo ancora 1, 2, 3, 4, 4 botanici, anzi di più. 4, 5, 6, 7, 8. Allora, in grado di lavorare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abbiamo una marea di botanici non in occupazione. Quindi, cacchio, ne abbiamo veramente tanti perché, come si dice, perché non possiamo. Perché non possiamo fare più turni di lavoro, cioè alla fine possiamo scegliere solo questi turni qua di lavoro, ma per quale motivo? Allora a questo punto direi di andare a costruire una fattoria. Produce cibo, consuma acqua in base al tipo di coltura. Turno di lavoro singolo. E ne mettiamo e cominciamo a far lavorare altra gente. E direi di piazzarla la fattoria, la piazziamo qui. E così, dentro in questa cupolozza qua, anche se volendo, si potrebbe costruire un'altra cupolozza piccolina qua triangolare. Vediamo un po'. Micro cupola. Vediamo da una micro cupola. Però aspetta, la fattoria non è che va messa all'esterno. No, richiede una cupola. Quindi, mettiamo una micro cupola qua che consuma poco. Cazzo, la cupola triangolare è cupola barile, è gigantesca, però ci dà la possibilità di mettere più roba. Quindi piazziamo una di queste. 50 calcestruzzo, 20 metalli e 20 polimeri, ma sì, tanto polimeri qua che comunque ne stiamo facendo. Non tantissimi. E sono specialisti accettati. Il lavoro. Avviamo un'altra cosa, un altro turno. Andiamo a rivedere. Disoccupati e in grado di lavorare. Allora, specializzazione. Botanico. Questi qua sono tutti disoccupati. Poi, specializzazione. Ingegnere. Uno solo. Perfetto. Specializzazione. Scienziato, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 che non sono occupati. Per quale motivo? Se qui, bene o male, il laboratorio di ricerca è attivo adesso. Perché non entrano a lavorare? Lavoratori insufficienti. Ho capito, ma se non vengono dentro a lavorare, perché? Per quale motivo? Quale motivo non mi vengono dentro a lavorare? Anche qua. Vorrei tanto saperlo. Forse perché è notte e devono appena scatta la giornata ricominciano.
Proviamo a vedere. Ora 4, 5, 6. Adesso dovrebbe iniziare. 6, eccola. No, non mi vengono dentro a lavorare. Per quale motivo? Non vorrei che non mi venissero dentro a lavorare perché vivono lontano. Può essere. Però cazzo. Sono tutti qua gli scienziati. No, non sono scienziati questi. Questi qua sono ingegneri, questi sono i botanici. Gli scienziati di che colore sono? Gli uniformi. Quelle bianche. Sono tutti qua. Scienziato. Questa cosa qua non la capisco proprio. Non riesco a capirla. E anche i medici non mi stanno venendo qui a lavorare. Per quale motivo? Andiamo a rivedere la medico. L'edificio di servizio era pieno, sociale. Forse perché sono incazzati. Dovremmo mettergli delle cose in più. Qua di gente ce n'è. Qua i negozi ci sono. Allora, vediamo di mettergli qualche servizio in più. Potremmo mettere magari. Vediamo. Un'infermeria a tavola calda. Mettiamo una tavola calda qua. Ok, poi mettiamo un negozio d'arte. Magari sono più felici così, no? Negozio di elettronica ce l'abbiamo. Laboratorio VR ancora dobbiamo sbloccarlo. Vediamo un po' se ce li costruisce sta roba. Qua quanto siamo? 2 su 2. Caspita, dai, che lentezza. Però i botanici qua ci sono entrati, uno solo. E qui no. Non capisco quale sia il problema, sinceramente. Non ci sono medici. Allora, andiamo a prendere i medici. Allora, medici. Medico. Selezioniamo questo. Assegno edificio. Imposta luogo di lavoro. Ok. Infermeria. Perfetto. Poi, cioè, bisogna selezionarseli tutti a mano. Che maledizione. Infermeria. Residenza senza tetto, perché? Sono quei due a cui ho dato il lavoro adesso. Perché senza tetto, scusa, se ci sono i palazzi? Per andare a viverci. Vuoi vedere che non hanno voglia di fare tutto sto giro? Sti idioti. Allora facciamo così. Costruiamo un altro appartamento. Tanto comunque servono. Lo costruiamo. Qui non si può. Che appartamenti si possono mettere? Nient'altro? Solo questi? I quartieri residenziali sono grandi. Asilo nido. Lo potremmo mettere qui. Cacchio, ma che due maroni però, eh. Dov'è l'asilo? Dov'è l'asilo? Dov'è l'asilo? Eccolo qua. Lo piazziamo qui. Vediamo se ce li costruiscono in fretta ste cose. Per l'amor del cielo, mancano solo due pezzi di calcestruzzo. Allora, medico, medico, allora, vediamo un po', rifacciamo. Coloni, questi due sono praticamente luogo di lavoro infermeria, senza tetto, in grado di lavorare, disoccupati e selezioniamo e gli diciamo di andare a lavorare qui. Sector scanned. Poi, anche questo.
lo selezioniamo e gli diciamo di andare a lavorare qui. Cioè, a un certo punto, cazzo, spostatevi voi, no? Con gli appartamenti dove dovete lavorare, maledizione. Cioè, lo devo scegliere io. Questi due non funzionano ancora perché? Perché non c'è meccanica. La meccanica però qua ce l'abbiamo. Caspita. Uff. Che casino che sta venendo fuori in questa cittadina, veramente. Questo qua che cosa fa? Trasporta il calcestruzzo. Questo qui è fermo. Allora, carica risorsa, parti meccaniche. Bene. E andiamo a portarle qui. Scarica risorse. Qui. Porca vacca. È partito? Penso di sì. Oh. No, sto facendo veramente un sacco di casino, credo. Avremmo dovuto andare forse un po' più con più criterio nella costruzione delle cupole e quant'altro. L'asilo nido intanto comunque me l'ha costruito, quindi da qui possiamo spegnerlo e smontarlo e lasciare che mi riempano questi. Ok. In più secondo me ne servono. Allora, in grado di lavorare, fascia d'età adulto, bambino, specializzazione, nessun filtro. Abbiamo una marea di bambini, ci vogliono altri asili, quindi mettiamo altri asili qui, mettiamo un altro qui e un altro qui. Tre che si riempiranno. Allora 2, 4, 6, 8. 8. Grudge alert. Che cos'è sta roba? Cosa sta succedendo? Datemi il tempo di tradurre. Allora, praticamente qualcosa è andato storto e alcuni trasferimenti di dati dalla Terra, robe varie, sono stati persi a seguito di un'esplosione di un razzo. Praticamente alcuni coloni sono stati uccisi, sono morti. Gli esperti hanno sistemato il problema, però hanno scoperto che è stato un sabotaggio. Possiamo sistemare il problema, però senza cercare praticamente il responsabile. Per 5 soli non abbiamo né sponsor né balle varie, però possiamo risolvere il problema andando a cercare anche chi sono i nostri nemici. Io direi di capire chi sono i nostri nemici. Visualizza un messaggio. Le recenti morti dei coloni costituiscono una situazione preoccupante che non può essere ignorata. Mentre i richiedenti venuti su Marte erano consapevoli dei molti rischi che li avrebbe attesi, la negligenza quasi criminale da parte nostra è qualcosa di diverso. Non possiamo tenere segrete queste informazioni al pubblico e le opinioni generali sembrano propense a considerare la nostra colonia come una trappola mortale. E là là, addirittura. Questo fastidioso pettegolezzo scoraggia molti validi candidati a venire nella nostra colonia. E queste sono le persone di cui abbiamo disperatamente bisogno per compiere la grande missione di colonizzare Marte e conquistare la nostra visione del futuro. Suggerimento: ogni volta che un colono muore per circostanze non naturali, due coloni lasciano la colonia. Cacchio! Coloni morti, 5. Caspita. Un obiettivo completato, una mega cupola prefabbricata, gratis. Bella, hai 10 specialisti tra persone nate su Marte, ottimo, ottimo, va bene. Niente, dai ragazzi, qui dovrò risolvere la situazione il prima possibile, spero di riuscirci. Allora, vediamo qua i bambini. Questa è stata creata, perfetto. Ok, adesso dovrebbero entrarci i bambini, in teoria, nella teoria assurda. Uno, eccolo, uno. Un bambino solo. Poi, questa ancora siamo in alto mare nella costruzione di questa qui. Qui per fortuna i botanici hanno incominciato a entrarci, a lavorare. Qui sempre uno. Qui uno se n'è andato.
scienziati e uno solo. Non funziona la cupola domestica. Io non so che cosa dirvi, ragazzi. Qui mi sa che bisognerà buttare giù tutti gli edifici e ricostruirli dove spostando manualmente tutti i cittadini, in modo da avere in questo palazzo, che ne so, qualche non specializzato per il bar, solo i medici, solo i botanici, solo gli scienziati. Però qui diventerà difficile poi gestire il tutto, perché qua che cosa abbiamo? Un sacco di non specializzati. Qui invece ci lavorano, per fortuna qua ci lavorano, nessuna restrizione, allora spostiamolo, solo gli specialisti sono accettati, bene. Raggiunta una popolazione di 100 coloni che vivono in una singola cupola. Sì, sarà questa? 100 su 120, porca vacca, un bel casino, eh. Va bene, dai, direi che qui ci serve manutenzione. Dai, veloci con la manutenzione, vediamo se me la fanno. Allora, no, è gente che va avanti e indietro, va che arriva, forse no. Vai col metallo, ce n'è di metallo, eh. Metallo è qui. I droni possono ripararlo, sì, ma se non si muovono a ripararlo. Qui abbiamo una marea di droni che vanno avanti e indietro, ma non ce n'è uno che fa quello che deve fare praticamente. Cibo. Cibo ne abbiamo in abbondanza comunque. Molto probabilmente sarebbe meglio costruire qualche drone in più, secondo me. Perché ad esempio qua ne abbiamo 8 su 20. Research complete. Qui ne abbiamo 4 su 100. Qui ne abbiamo 4 su 100. 4 su 100, ne abbiamo un po' pochi. Va bene, dai, andremo a vedere nelle prossime partite che cosa fare. Adesso mi segno tutto. Ci vediamo alla prossima. Spolliciate un like, iscrivetevi al canale e quant'altro. Ciao a tutti!